Fedez, sta male. Fedez. Fedez sta male, ragazzi. Oh my god. Gesù sopra il pisello. Fedez sta male, ragazzi. Fedez sta male, ragazzi. Fedez è a favore del uh, Fedez. Stop global warming. Fedez. Testimonial. Decezione. Fedez. Fedez per l'UNICEF. Avveleniamo i bambini. Questa è la faccia della morte, ragazzi. E vengono amati fedez sta male ragazzi l'ultimo album si chiama disumano con canzoni del tipo morire morire stupido stupido bella storia questa è la faccia della morte ragazzi questa è la faccia della morte ragazzi Fedete sta male, ragazzi. Fedete sta male, ragazzi. Sta malissimo. Fedete sta male, ragazzi. Fedete sta male, ragazzi. Fedete sta male, ragazzi. Fedete sta male, ragazzi. La sua fondazione. Sta male, ma vediamo perché fanno tutto questo no? perché lui a quanto pare permette la pubblicità che ovviamente io adesso devo aggiornare e stoppare subito che se no poi questo ci blocca siamo su Corriere e eh, vediamo quindi perché fanno tutto questo no? questo clown fa un'altra ehi ma che cazzo di giro c'ha la cicatrice eh, povero coglione allora, le vicende della notte di Fede, cosa ci insegna? Tre buone regole per la prevenzione, dobbiamo portare umani da far fuori all'ospedale del tumore. Mai trascurare i sintomi. Venite, venite dal serpente che vi aggiusta lui. Senza angoscia fare i controlli per la diagnosi, perché così si è salvato anche Fedez, precoce, Pegora, salvano la vita. In caso di tumore, non perdere tempo prezioso e affidarsi a medici con esperienza, non ai cazzoni. I medici quelli che, che con la licenza di uccidere. Uh, la diagnosi precoce ti salva la vita, Pegora. Vieni da noi che ci, ci pensiamo noi a te. La vicenda di Fedes operato nel giro di pochi giorni per un raro numero. cioè, rara bugia. Con la sua enorme cassa di risonanza può essere d'aiuto per farci portare altre pecore da, da ammazzare all'ospedale. Eh, però dobbiamo capire queste tre base, cose eh, basilari, pecorella. Che in Italia questo servizio sanitario è gratis. Questi parenti individuali, eventuali tumori è tutto gratis, guarda. Ma che ancora troppi connazionali! E ci astinano. Questa offerta. Della, eh, no. Secondo, è, eh, eh, è di non sottovalutare i campanelli d'allarme. Pecora, fidati dello esperto, stai per morire. Vieni da noi, che ti aiutiamo noi a morire. E eh, vuoi dire a salvarti? Che il nostro corpo ci invia. Terzo, è importante farsi curare in centri di esperienza. Soprattutto se la malattia di cui si soffre è poco frequente e poco conosciuta, per cui servono medici particolarmente abili e qualificati. Tu non puoi capire, su pecorella, noi sappiamo come farti morire, a pecorella. Così sale la percentuale di chi vive dopo il cancro. È solo una manciata di esempi, sottolinea Saverio Rettile, presidente dell'associazione Vogliamo far morire gli umani. Oggi sono circa 3,6 eh, <ride> milioni e 6% cioè, della popolazione italiana italiani vivi. Vogliamo farli fuori? Dopo. Ah, merito delle nuove terapie certamente ma prima ancora della prevenzione un caso di cancro su tre potrebbe evitare eh, degli screening per la diagnosi precoce, per la presenza di lesioni che solo noi possiamo vedere per ora eh, quando è più semplice da curare le lesioni sono maggiori gli esami salva vita in realtà il contrario gli screening che, ovviamente come i coglioni che col coglione, cogliona virus andavano lì e, 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 e chiedevano al, al serpente: serpente, sto per. c'ho qualcosa che non va. Sì, coglione, sì, c'è qualcosa che non va, vieni qua che te, 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 te l'aggiusto io. Allo stesso modo, questi esami, cioè loro te vogliono portare lì, ti dicono: ah, purtroppo la macchina che ho inventato io, posso decidere io se sei malato o meno. Mi dice che c'hai un qualcosa che, che stai per morire. Quindi, però vieni da noi che ti facciamo morire e, 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 e ti salviamo. In Italia i programmi provvedono che le donne ricevono ogni due anni una di vitro Kid Trust Gratis, spagora gratis, gratis. Solo uno senza cervello non riesce a capire che ogni cosa che è gratis è una trappola. Mammografia. Che poi hm, hanno scoperto che mentre fai la mamografia le, le, le radiazioni ti danno il cancro. Però... Queste sono cose in idiocrazia non, non, è, non possiamo analizzare queste cose così basilari e eh, i eh, eh, nostri internazionali fanno sempre biennale a fare test per la ricerca del sangue occulto il, del sangue occulto nelle feci ma per fortuna ci sono loro che vedono infine ogni tre anni per le donne tra 25 e 60 anni il pap tes viene a morire donna che viene prossimamente integrato sul un esame per fare il no ah c'è un virus Pegola, un virus per te che lo scopriamo solo noi però da ripetere ogni 5 anni a seconda della fascia d'età test per di sangue, occulto ma da noi non riusciamo a migliorare la partecipazione degli italiani ma perché gli italiani non volete morire? Perché non vi fidate di noi, ve lo diamo gratis, il veleno, venite qua vi, vi diciamo se state morendo oppure no. Ma, ma, ma facciamo tutto questo per voi, gratis, italiani, pecore. Troppi ancora sono quelli che buttano la lettera nel cestino e non colgono l'opportunità di morire e di, di, di salvare la vita. Sono tutti esami semplici da eseguire, non dolorosi e rapidi, il cui esito può fare la differenza per eliminare un tumore. Ho oh, una lesione per cacciò la series. Perché rifiutarsi? Perché? Perché paura? Me lo chiedo anch'io.